un camino que atraviesa toda Europa, que puede entrar en la península ibérica, sino a llegar a la catedral de Santiago de Compostela, hacia la Museo de Finisterre, que ancora no la fuerza de continuar a caminar. El camino de Santiago crea dependencia, pero aseguro que siempre se comienza diciendo que solo se fuera una vuelta, y yo ya la veo fatto cuatro. Vi ho portato le mie compostelane, i miei diplomi, anche la mia carta santa, che è il simbolo dei pellegrini, e così potete farvi un'idea del cammino. In primo luogo devo spiegarvi come nasce questo famoso cammino. Le origini al culto di Santiago nella Hispania romana sono un po' incerte. Intorno al 921 si scoprono alcune reliquie dell'Apostolo, e per questo motivo Compostela si trasforma in un luogo di pellegrinaggio conosciuto come Campus Estelare. Così il nord di Spagna riesce a essere in un luogo dove si trovano tanti pellegrini di diverse nazioni, ciascuno con la propria cultura e il proprio patrimonio musicale. Dal secolo X aumenta considerevolmente il numero di pellegrini che arrivano a Santiago o che si dirigono verso altre destinazioni importanti come Roma o Gerusalemme. Il cammino francese è riconosciuto nell'anno 93 come patrimonio mondiale dell'UNESCO e riceve il titolo onorario della strada maggiore d'Europa. Tanto tempo fa i pellegrini hanno un saluto caratteristico quando si trovavano con un altro pellegrino, si diceva Utrella, che significa sempre più avanti, e si rispondeva su sempre, sempre più in alto. Adesso solo si dice buon cammino. Per non perdersi, i pellegrini devono seguire le frecce gialle o diverse segnalizzazioni che possono trovarsi sugli alberi, sulle rocce, per terra o semplicemente usare l'induito. Molte volte segnaliano la forma di una conchiglia, il simbolo del cammino. Dato che alcune volte non si sa dove seguire o che cammino o per dove andare, i pellegrini fanno un mucchio di pietre per indicare la direzione del cammino. I pellegrini devono fare tappa in tutti gli alberghi e tindare per conseguire i diversi diplomi che si danno a Santiago, così al Finisterre. Possono timbrare in albergo o in qualsiasi posto. Quando si arriva a Santiago e si ha fatto il cammino per motivi religiosi, si riceve la compostelana, e invece si riceve la benvenuta a Santiago quando si fa per un altro motivo. Questi sono i diplomi che si danno alla Musia e Finisterre, conosciuti come la Musiana e la Finisterrana. Ora vi parlerò dei cammini che ho fatto con la mia bici. Il cammino francese comincia in Francia, nella città di Saint-Jean-Pied-de-Port, o in alternativa da Roncesvalles. Intercorre il nord della Spagna, ma penetra un po' nella penisola per attraversare alcune città dove si possono trovare alcune delle cattedrali più famose di Spagna. È il percorso più conosciuto, anche il più frequentato, soprattutto quando si è vicino a Santiago, e molte persone fanno lo scherzo di dire che sembra una processione di Pasqua. Il cammino a Finisterre è lungo circa 980 km e come abbiamo detto comincia la città di Saint-Jean-Pied-de-Port, e nella prima tappa si devono attraversare i Pirinei. È un tratto duro per cominciare, ma molto bello, dove si possono ammirare delle vedute come queste. Dopo alcuni giorni arriviamo a Pamplona, e ricarichiamo le forze nella fonte del vino per poi arrivare a Logroño. Dirigendosi verso Burgos, pues, passiamo anche per le città famose di Santo Domingo de la Calzada e Atapuerca. León e Astorga sono altre città importanti in questo cammino prima di arrivare alla Croce del Ferro, dove i pellegrini lasciano le pietre che portano da lontano un segno d'affetto a una persona, che dopo scendere a Ponferrada con il suo castello templario. Nei giorni successivi passiamo per il mio porto preferito, il porto di Acevedo, il più famoso di questo cammino, dove si deve superare un'altitudine di 700 metri in solo 8 km, in dura salita, in cui in alcuni tratti la percentuale di pendenza è superiore al 16%. Tra pochi giorni arriveremo a Santiago de Compostela e alla piazza del Obradoiro, dove prenderemo la compostelana. Il
camino es diferente de andar en Usilla, y luego de Usilla a Fondato y Barco Prestige, aunque conocida como la Costa de la Morte. Questo monumento è stato costruito con motivo di questo fondamento ed è vicino al santuario di Nostra Signora della Barca, dove si trovano le pietre che dicono che sono guarigioni. E alla fine arrivare a Finisterre, che tempo fa era considerato il termine delle terre conosciute, e vedere il tramonto più bello del mondo dal capo di Finisterre, mentre si induce a qualcosa che ti ha accompagnato durante il cammino come tradizione. Come secondo cammino vi parlerò della Via dell'Argento che comincia a Segivia e percorreremo 1160 km lungo antiche strade romane. Questo cammino è stato molto significativo per me perché lo avevo iniziato dalla casa della famiglia di Marta del Castillo con mio marito per lei e loro. Nella Via dell'Argento la segnaletica è un po' diversa dato che era un'antica via romana da Merida a Astorga. Qui possiamo vedere un miliario che i romani utilizzavano per calcolare le distanze. Questo cammino attraversa le più secche dato che ci sono tanti campi con vigneti e quercì. Ci ritroviamo a Mérida, che è la città più bella della Via dell'Argento con tante rovine romane come il Tempio di Diana, l'Acquedotto dei Miracoli, il Teatro e il Foro Romano. E dopo Mérida arriva Salamanca con il suo famoso Ranocchio che è la casa delle conchiglie. L'albergo è vicino al Frutto di Calestima e Livea, dove i giovani amanti lasciano un lucchetto come segno del loro amore. Anche questo cammino passa per Castelvecchio, dove possiamo vedere le case tipiche di questa famosa città, anche per Astorga e Ponferrada, prima di arrivare al porto di Santiago. Questo anno ho conosciuto una ragazza italiana, Lucia, e abbiamo deciso di bruciare qualcosa una volta si è arrivati a Finisterre. Abbiamo deciso di bruciare una camicetta su cui avevamo scritto alcune parole negative come fatica, tristezza, dolore. E per finire vi parlerò del cammino del nord. Si può fare da Irun o da Hendaya, la frontiera tra Francia e Spagna. È lungo circa 1100 km. Che costeggia la costa e il mare Cantabrico. Ha due varianti, una lungo la costa che passa per Gijón e un'altra che passa per Oviedo, ed è conosciuta come il cammino primitivo. Tra tutti i cammini questo è il più difficile, soprattutto per i pellegrini che vanno in bicicletta, però anche il più bello. Si possono vedere belle scogliere ed è l'unico cammino dove si può andare a rischiare.